Il corteo a 30 all'ora, inizialmente previsto, è stato annullato nel rispetto delle norme anti-Covid, ma i residenti tartassati di Via di Sotto a Pescara hanno comunque trovato il modo di esprimere la propria rabbia. Oggetto del contendere è la mole di multe raccolte da quando è entrato in funzione l'autovelox tarato sui 30 km orari, un'andatura praticamente impossibile da mantenere in discesa se non agendo ripetutamente sul pedale del freno. E così, ieri pomeriggio, i cittadini pescaresi che hanno ricevuto le prime multe hanno incontrato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Sì, noi abbiamo presentato una mozione chiedendo l'annullamento di tutte le multe. Purtroppo la nostra mozione è stata bocciata, come sempre bocciano le mozioni dell'opposizione. Quel che dico io qui, un appello accorato al sindaco, deve annullare tutte le multe, perché in questo periodo di grave crisi economica questa situazione sta massacrando letteralmente i cittadini. E poi si trovi un accordo sulla ragionevolezza. Ragionevolezza significa che a 30 km orari qui non si può percorrere la strada. Chi ha già pagato? Chi ha già pagato si potrebbe anche pensare a un rimborso. Io sono per un rimborso, bisogna rimborsare. Il problema è che al comune, da quel che sto sentendo, non ce la pensano. Però si faccia presto, si annullino le multe e si riporti a una velocità ragionevole questo tratto di strada. Sta contando le multe, le ha già contate? Le contate. Per il momento solo tre, però non sono sicura. Per fortuna, diciamo per fortuna, sono stata male, non sono uscita e spero di non averne prese altre. Per un importo totale di? 300 e rotti euro. Guardi, questo dovreste riprendere, che io andavo alla velocità di 31,9. Secondo lei che cosa si dovrebbe fare su questo tratto di strada? Su questo tratto di strada ci vuole la prudenza, si deve andare piano, sono d'accordo, c'è una scuola e quindi. Però a 30 km orari diventa un pericolo. Le pagherà o le ha già pagate queste multe? Già pagate. Quanto ha pagato? In tutto 43,29 perché ancora mi arrivava a casa. L'ho pagato direttamente là. 32, tutte 32, che io vado a 40 qua. Non vado di più, 38, 40, questa è la velocità che ci passa tutti i giorni. Quindi chiedete di ripristinare magari sui i 40. 50? 40? Ma per me anche 40. 50 magari. A meno 40, 30, quello sì. 30 proprio assurdo. È impossibile camminare. A noi sono arrivate 3 e prima stavo dicendo al signore. A me sono arrivati 10. Non ci si sente neanche legittimati a opporsi perché è capace. Passa il tempo, dicono che non abbiamo pagato, allora uno poi le paga. Però sono soldi. Qua sotto stanno facendo dei lavori, c'è scritto 10 all'ora. Non c'è semaforo, però se ci fosse un controllo del genere, 10 all'ora, che vuol dire che uno scende dalla macchina e continua a piedi e lascia la macchina lì. Questo è una tasse. Ecco dove prendere i soldi. Questa è una truffa che è con le Renaz, via Tirina. Qua gente che ha 7 contravvenzioni. Dopo dice c'è la scuola, ma la scuola è chiusa. Ci sono Covid, è chiusa. Quando è aperto ci sono 2 vigili e 2 volontari. A che serve questo?